Osiride, Dio Signore dell'oltretomba. Divinità estremamente amata in Egitto, è il protagonista di uno dei miti più interessanti della mitologia egizia. Quello della lotta con Set e del trionfo finale di Horus. Osiride è il giudice che al termine del viaggio del defunto, emette la sentenza e accoglie nel suo paradiso, la persona che nella vita si è comportata in modo giusto. Ra. Dio Sole di Eliopoli, era una delle divinità più antiche dell'Egitto. Secondo i miti di questa città era il creatore del genere umano. Quando fu congiunto con il dio tebano Amon divenne la più importante divinità della religione egizia. Secondo un antico mito Ra percorreva ogni notte il mondo degli inferi nel quale affrontava la battaglia con il drago malefico Apep. Ogni mattina quando il sole sorgeva, gli egizi comprendevano che le forze del bene avevano trionfato su quelle delle tenebre. Era rappresentato come un falco sul cui capo è posto il disco solare. Amon. Il nome egiziano di questa divinità significa il misterioso. Nell'antico Egitto era considerato dio della creazione e della fecondità. Il luogo principale dove si sviluppò il suo culto è la città di Tebe. Durante il Nuovo Regno, 1575-1080 a.C., fu assimilato al dio del sole Ra ed assunse un'importanza fondamentale all'interno di tutta l'esperienza religiosa egizia. Amon è raffigurato come un uomo sul cui capo si evidenziano due grandi piume, oppure come un uomo con testa di ariete, l'animale sacro a lui riferito, o anche solo come ariete. Horus. Divinità solare antichissima. Il suo nome significa sia cielo che falco. È per questo motivo che questa divinità era raffigurata come un falco. Una tradizione mitica narra della battaglia tra Horus e Set, che simboleggiava la battaglia tra il regno del nord e quello del sud dell'Egitto, che finì con la vittoria di Horus. In questo modo si comprende il motivo per cui Horus era sempre raffigurato con il capo sovrastato dal disco solare, o dalla corona unita dei due regni dell'Alto e del Basso Egitto. Il faraone era considerato il riflesso terrestre della divinità, colui che collegava il mondo con le forze divine del cosmo. Nut. Dea del cielo stellato, ossia il cielo della notte. Era figlia di Shu, dio dell'aria secca e di Tefnu, dea dell'aria umida. Sposa del dio della terra Geb, era considerata madre di Osiride, Iside, Set e Nefti. Era rappresentata come un arco sopra la terra. Ritroviamo la sua immagine in molti sarcofaghi. Ogni egiziano infatti credeva che la sua rinascita fosse donata da Nut, dal momento che era questa dea che accoglieva ogni sera il sole che moriva, per poi farlo rinascere dal suo grembo. Thoth. Dio adorato già nell'antico Egitto. Il suo principale centro di culto era la città di Ermopoli, l'odierna Elash Munein. Dio dai caratteri lunari nella mitologia egizia, lo troviamo accanto a Ra, dio del sole nell'atto di creare e sorreggere il mondo. Era anche presente durante il giudizio del defunto come colui che su una tavoletta scriveva il risultato della pesatura del cuore. Thoth era infatti considerato l'inventore della scrittura e del calcolo, patrono degli scribi, delle scienze e delle arti. Generalmente è raffigurato con corpo di uomo e testa di ibis, ma lo ritroviamo anche sotto forma di babbuino. Originariamente venerato nella città di Menfi. Secondo uno dei numerosi miti egizi riguardanti la creazione, fu il dio creatore dell'universo. Attraverso la sua parola, infatti, le creature prendevano forma e vita. Per questa sua funzione creatrice fu venerato come protettore delle arti e delle attività artigianali. Fu anche considerato padre di Imhotep, il famoso architetto che ideò la piramide a gradoni di Saqqara. Geb. Dio della terra. Secondo un antico racconto il dio Atum generò i due gemelli Shu, dio dell'aria secca e Tefnut, dea dell'aria umida, che a loro volta, generarono Geb e Nut, dea del cielo. Shu aveva il compito di tenere separati, per mezzo dell'atmosfera, il cielo e la terra. Ma l'abbraccio di Nut e Geb attraversò lo strato di aria di Shu e così diede origine al mondo. Apep.
Drago malefico, simbolo delle tenebre e del male che si opponeva continuamente alle forze della luce, rappresentate dal dio Sole Ra. Durante lo scontro nella notte, erano necessarie le arti magiche di Iside per evitare che Apep prevalesse. I sacerdoti, nel momento in cui il sole sorgeva sull'Egitto, pronunciavano formule magiche e bruciavano una statua di cera del serpente per favorire la vittoria di Ra. Apep era raffigurato come un enorme serpente dal cui corpo spuntavano coltelli. Nella mitologia egizia, Iside è figlia di Nut e di Geb e sposa di Osiride. La ritroviamo con un ruolo fondamentale nel racconto mitico dell'uccisione di Osiride. Iside è il modello della sposa e della madre. Inoltre, per le sue virtù magiche ebbe il titolo di Grande Maga. Si narra che il dio Ra fece ricorso ai suoi incantesimi e alle sue magie per neutralizzare l'azione del drago malefico Apep. Apis. Toro sacro della fecondità, il centro del suo culto si trovava nella città di Menfi. Alla morte di un Apis i sacerdoti si mettevano alla ricerca del successore che doveva avere particolari caratteristiche. Un triangolo sulla fronte, una forma di aquila sul collo e una, come di luna crescente, sul fianco. Tefnut. Dea dell'aria umida, sposa di Shu. All'interno dei testi delle piramidi, che sono un'antichissima raccolta di testi magico-religiosi, rinvenuti sulle pareti di alcune camere sepolcrali all'interno di piramidi a Saqqara, è presentata come colei che disseta il defunto durante il suo viaggio nell'oltretomba. È rappresentata come una donna con la testa di leone. Anubis. Dio protettore dei defunti. Per questo motivo era invocato durante il rituale della mummificazione. Lo ritroviamo nella scena del giudizio intento a pesare il cuore del defunto. Anubis è rappresentato in forma di sciacallo o come un uomo con testa di sciacallo. Khnum. Divinità antichissima, fu considerato creatore del genere umano. Con l'argilla sulla sua ruota da vasaio, modellò il primo essere umano. Per questo fu protettore dei vasai. Era rappresentato come ariete o come uomo con la testa di ariete. Dea dell'oltretomba e protettrice del parto. Sorella di Iside è spesso rappresentata insieme a lei mentre resuscita Osiride. È raffigurata come una donna sul cui capo è presente un castello. Infatti il suo nome deriva da Nebetet che significa signora del castello. Shu. Dio dell'aria secca, figlio di Ra e sposo di Tefnut, dea dell'aria umida. Era rappresentato come un uomo con una piuma sul capo. Renenut. Protettrice delle nutrici e dell'allattamento. Veniva anche invocata per i raccolti. Era raffigurata come una donna con il capo di serpente seduta su un trono mentre allatta un bambino.